Oh sì, dopo taglio il pezzo in cui io arrivo più tardi. Ma buongiorno, ma salve! Video particolare anche oggi. Come saprete ormai dal video precedente, ho finito quel fantastico, magico lavoro super impegnativo, quindi devo accelerare il mio trasloco, perché molti di voi già sapranno che ho cambiato casa, ma ho vissuto in ufficio recentemente per via del lavoro. Quindi oggi vorrei proprio traslocare l'intero ufficio, ma la prima cosa da fare è andare a pulire, e di andare a pulire. Quindi il nostro supporto sarà la mamma dei topi. Andiamo a fare spesa e poi appunto a pulire. Sei pronta per pulire casa mia, Ilaria? Provaci, Filippo, oggi ti arriva uno schiaffone. Cioè. Abbiamo ripreso a fare video, incredibile, non è magica come cosa, qualcuno sta per fare colazione. Siamo pronti per andare, prima di tutto devo comprare uno straccio perché quello ancora mi manca. Ho ordinato un aspirapolvere elettrica che già c'è e quindi niente, muoviamoci. Se c'è il pallino rosso vuol dire che sta registrando. Doveva essere una piccola spesa, invece abbiamo esagerato, ok? Carichiamo. Non ci sei, eh? Che ti riprende la faccia pure? Anche, sempre. Vai. Abbiamo un problema, qui non c'entra niente, che devo fare? Chiedo a te, Ila. Ila, rispondimi. Non puoi fare solo la cameraman e non parlarmi. Non so dove ficcare la roba. Olè. Tu puoi prendere il resto. Oh. Perché devi accendere una candela? Che casa tua puzza. Non è proprio vero. Una candelina profumata. Oh, c'è ancora la scritta 100K. Viva Electric Peo, o come piace pronunciare a me. Ora stiamo andando di sopra in quello che sarà appunto lo studio barra ufficio, che c'è da pulire, insomma, da finire di pulire, finire di montare tavoli e cose. Quello sarà il tavolo da disegno top del top. Lì è dove c'è il pannello scorrevole che abbiamo già visto e fatto in un altro video. Lì c'è il mio tutù coso verde per fare cipolla testa volante. E la prima cosa da pulire sono queste travi che sono zozze brutalmente. Quindi iniziamo. Da quel che ho capito, la prima cosa da fare per togliere la polvere è semplicemente inzuppare questo d'acqua. Giusto, mi fanno accenno di sì. Pulire le travi, ristrizzare qua e così via. E inzuppo bene? Proprio tutto. Tutto. Sto bagnando il divano. Adesso pulisco. Così. Solo un po' strizzato, devo strizzare di più. Abbastanza bene strizza. Ebbene, qui tagliamo perché ci vorrà un po'. Da notare la differenza, quanto è zozza questa trave ancora da fare e quanto già è più pulita quest'altra. Cioè, non so da quant'è che non venivano pulite queste travi, mi sa da quando sono state messe, però sono grandi accumulatori di polvere. Passiamo alla seguente. Ok, abbiamo finito le travi e adesso ci manca passare l'aspirapolvere, questa che ho preso durante gli sconti Prime. Costo non mi ricordo, ma abbiamo i rinforzi! Bene bambini, ci manca soltanto lo straccio e qui sopra abbiamo finito, teoricamente.
Cioè, c'è tanto lavoro da fare ancora, è sempre molto teorico quello che dico. Ma passiamo alla pratica ancora, anche se già sono sfinito. Straccio passato, ora vado in ufficio a prendere le prime cose da portare qui. Tavoli, computer, ce n'è di roba da prendere. Signori, ma il tipo qua che fa un praise the sun, quello è un praise the sun. Cioè, guardatelo. Praise the sun, bitches. Electric in the building, cause they don't know what the fuck is going on. Bling bling, scu, diamonds everywhere. Ok, basta stupidaggini. Tavolo, many fresh in the building, cause they don't know what the fuck is going on. Dai, a questo lo lascio. What the fuck is going on? Uno, andiamo a prendere l'acqua. Venite con me, bambini. Venite con me dentro. Oh sì, dopo tagli il pezzo in cui io arrivo più tardi. Scordato le chiavi. Sta qui. Electric tu in the building. Cause they don't know what the fuck is going on. Qui c'è da decidere cosa portare per questa prima manche. Gli schermi. Gli schermi? Tipo, Felipe, wow, devo andare a prendere il bambino, dai. Quale bambino? Di il che mio. Bambino parli? Il mio. Il nostro. Il mio. Il nostro. Il mio. Allora, facciamo una scatoletta in cui ci vanno tutte cosette piccole. Queste sono tutte cosette dei Lutanime. Vanno tutte qui. Un regalo di Sabrina dalla Grecia. Qui abbiamo delle carte Pokémons, tra cui questa che mi ha fatto una fan nonché moderatrice. Metti a fuoco per favore. Moderatrice di questo canale, tra l'altro, per le live che ritorneremo a fare grazie alla connessione di casa nuova. Una colla. Un Levi, un piccolo Levi. Piccolo Levi. Quindi dentro queste due scatole ho attrezzetti, piccoli cavi, cose. Cavi HDMI come questo che va messo dentro, se no sono cose che mi perdo sicuramente, invece sono essenziali. Per ora stiamo quindi solo portando due tavoli, due schermi e un po' di cavi. Ci sarà un altro viaggio, senza dubbio. Forse anche altri due. Non lo so. Adesso però andiamo a prendere Topi a scuola. Come è andata a scuola oggi? Bene. Che giochi adesso? Fortnite. Fortnite? Com'è che si pronuncia? Com'è che lo dite voi giovani? Fortnite? No? Fortnite. Ah, la forchetta. No. Electric in the building. They don't know what the fuck is going on. Si è messo a piovere. Questo comprometterà alquanto il trasloco, quindi aspetterò che smetta. Se smetterà, riprenderò. Se no, sarà per domani. Passo e passo e passo. Ciao bambini, appena smesso. Ma che cacchio stai a fare, maledetto? Ho fatto impazzire il tergicristallo. Ciao bambini, bentrovati. Sono passati circa 4 ore da quando è iniziato a piovere. Adesso sembra che abbia smesso, sono appena uscito dalla palestra. Mi manca il fiato, sono sudato, lercio. Però forse è proprio per questo che devo approfittarne per svuotare la macchina di tutto quello che ho caricato su questa macchina, appunto. Quindi ne approfitto ora, anche se sono le 8 di sera e dovrei andare a mangiare e farmi una doccia, per scaricare metà dell'ufficio, ok? Andiamo. Allora, sono riuscito, grazie praticamente alla magia, a parcheggiare in un vicoletto proprio con il sedere della macchina di fronte al portone di casa mia. Sono un genio, sono proprio bravo. Sono appena giunto alla conclusione che scaricare la sera, quando non ci sono né macchine né persone, sia la soluzione assolutamente migliore. Aia. Electric power in the building, cause they don't know what the fuck is going on.
Electric in the building. Bling bling. Ok, manca solo una cosa, che è un altro schermo, una scatola. Ok, questo era l'ultimo viaggio di questa tranche di cose. Adesso voi venite con me direttamente in ufficio, in realtà, perché io vado a farmi la doccia, a fare cena, ma per voi passerà un nanosecondo e vi ritroverete magicamente nel mio ex studio a prendere le ultime cose. Mi manca il fiato. A dopo. Bentrovati bambini, come vi avevo detto siamo in ufficio, siamo qui a riprendere le ultime cose. Ho già caricato la tavoletta grafica gigante, così come il computer, mancano proprio le ultime cosette. E c'è zio Giulietto, il pollicione di zio Giulietto, che mi fa compagnia qui al telefono su Skype. Giulietto, ti fai vedere? Oh! Solpins in the building! Solpins in the building, they don't know what a fuck is going on. No, no, io no. Quindi io riprendo il trasloco e stasera finiamo, cioè finiamo. Questo mobile verrà un altro giorno, questa sedia probabilmente pure verrà un altro giorno, non lo so. Sono stanchissimo, sto dormendo in piedi, quindi muoviamoci piuttosto e teletrasportiamoci a casa, sì, perché no? Bene bambini, eccoci qui a casa, mi hanno tenuto sempre compagnia Giulietto e Cristiana, qui un salutino. Ciao! Giulio? Ciao! Oh, yes! Mi hanno sempre tenuto compagnia in questa faticosa odissea, perché la tavoletta grafica questa qua pesa davvero quanto un colpo, me ne ero completamente scordato di quanto pesasse. Ma abbiamo tutto stavolta. Domattina monto tutto, ora però sono sfinito. Si va a nanna. Timelapse, quello che è, non lo so. Ci vediamo domani. E giù! Buongiorno, è passato un giorno e oggi finiamo di montare tutto quello che avete visto che ho portato ieri notte e andiamo a prendere anche delle scale piuttosto alte. Ciao Zelda, cana. Viene con noi anche Zelda, la principessa Zelda, hai capito? Perché non poteva rimanere a casa da sola, poverina. Dobbiamo prendere una scala piuttosto alta per pulire le travi della camera e del bagno, che non vedo l'ora di pulire. E ora prendiamo queste scale piuttosto lunghe, Zelda. Salve, stiamo andando a casa, guardate che bel posto che è Fabriano, dove fanno i fogli F4, proprio quello. Zelda, wow, come fai queste scale, come le fai bene? Andiamo su, dai, ti ho fatto scendere per niente, lo so. Andiamo su, dai. Un fulmine! Questi cosi che hanno un nome sicuramente, che sono reclinabili, sono il tavolo da disegno, che combacia perfettamente con il pannello per quando si faranno video di disegno, e lassù c'è la mitica telecamera fissa che sarà attaccata al computer. C'è qui fare un'altra scrivania a L, dove ci sarà tutta la postazione da computer e disegno digitale. Quindi niente, proviamo. Proviamo e vediamo, speriamo che vada bene. Una posa piuttosto particolare, ma devo riuscire a prendere il cavo della lampada di Topi, perché questo sarà la scrivania angolo Topi dove potrà fare i compiti. Abbiamo fatto passare una prolunga qui dietro e adesso vediamo. It works! It's alive! Allora inizia ad avere un certo senso il settaggio, perché questa è la postazione da disegno e questo è qui, disegno digitale. Questo si sposta là e va nella postazione da disegno a mano. Ha senso, funziona fino adesso tutto come me l'ero immaginato. Quindi ci siamo, si fanno passi avanti e si va avanti. Io vorrei appendere questo attrezzo qua dell'IKEA, che è un affaretto dove ficcare tante cosette simpatiche. Io lo volevo appendere qui, sulla trave. Non mi fare quella faccia di no, perché qui io metto le gomme, le cosette che io prendo subito, ce l'ho qui. Allora bambini, avvicinatevi, prego. Zio Peo vi fa vedere l'angolo cancelleria. Qui abbiamo per esempio un sacco di gomme pane, le gomme pane vanno nel ripiano in basso, ma non è geniale? 50 matite di scorta, che non si sa mai se vengono i ladri e mi rubano le matite. Pam!
Ebbene bambini, questo è lo studio finito. C'è ancora un po' di casino qua e là perché, cioè, non posso fare i miracoli. Quindi, come potete vedere, qui c'è tutto quello che è l'angolo digitale, l'angolo computer, dove si disegna, sta proprio in modo frontale rispetto a dove starà la telecamera, dove si inserisce, qui si accende questa luce. E quindi qui si faranno i video di disegno digitale e altre cose che hanno a che fare con il computer. Quel pannello che scorre, che poi va a finire nell'area disegno, che ora sembra più l'area fai da te. E perché no? Potremmo fare qualcosa tipo fai da te. Ma io direi di provare quell'inquadratura per vedere come funziona tutto. Quindi, se io ti inserisco qua, bene, quindi questa è l'inquadratura centrale perfetta per il disegno digitale e altri video che mi verranno in mente, o tante cose in mente simpatiche e divertenti che hanno a che fare soprattutto con il cringe, perché ultimamente sono assuefatto e mi lascio spesso trascinare dal cringe che c'è nel web, o come lo chiamate voi giovani, in questa rete magica che appunto secondo me sta in piedi grazie alla magia, questo internet arcano. Ma cosa succede se ci spostiamo invece nell'area da disegno manuale, non che fai da te? Oh wow! Che devo stringere un po' la vite qui, perché sennò questa cade, cioè fa come gli pare. Ecco, se mi sposto qua e io disegno qua a mano, voi mi vedete così e si è spostato tutto insieme. Ma non è magico? Ma non è bellissimo? Ma tu pensa, zio Peo, ma cosa te inventi? E quindi eccolo qui, lo studio magico studiato, tanto ambito, finalmente una casetta mia dove stare da solo. Ma penso che questo sia quanto per questo episodio, perché era un episodio questo. Felice di nuovo, lo ripeto, di essere tornato tra voi dopo questo mese incredibilmente impegnativo. Ricordatevi di mostrare un bel po' di amore, amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Ma soprattutto non vi scordate che avete appena visto un malaticcio, perché adesso il mal di gola, nonché fantastico electric